Buongiorno, domani buongiorno. Arriva la Spalla, che è un avversario un po' maledetto, no? Per il Monza, pareggio all'andata nella sua gestione, anche lo scorso anno due pareggi, sconfitta in Coppa Italia. Che avversario è? E insomma è stato arricchito, no, da questo mercato di gennaio? Assolutamente sì, avversario importante, cambiando il tecnico ha diciamo definito un'identità calcistica in quello che fa, perché chiaramente Venturato, per quello che ha fatto a Cittadella, è riconoscibile in quello che fa, da subito ha dato un'impronta importante, quindi è un avversario che ha verticalità, ha un avversario che verrà a pressare molto bene e quindi ci aspetta un duro lavoro in questo senso. Come ha analizzato con i suoi giocatori la sconfitta di Cremona? Era apparso visibilmente arrabbiato, magari la nostra sensazione giustamente dopo la partita di domenica. Vorrei chiedere la sua analisi poi a mente fredda, qual è stata con i ragazzi? Non si è ancora raffreddata la mente. È ancora in quei due gol barra terzo, però quei due gol e quindi la mia arrabbiatura è rimasta tale. E credo, avendo visto gli allenamenti, anche la rifinitura di poco fa, che l'andamento in questo senso sia di attenzione. Quindi, ribadendo il mio disappunto per i gol presi, c'è e ci sarà un'attenzione diversa nell'affrontare certi episodi che non hanno senso di esistere. Perché comunque, rivedendo la partita, quindi a bocce ferme, a mente fredda, dico che la prestazione è stata eccellente sotto tutti i punti di vista, nel dominio sull'avversario, nelle occasioni create, nelle occasioni non concesse all'avversario, tranne quelle che purtroppo siamo qua a roderci non solo il fegato. E quindi niente, bisogna partire da lì, dall'attenzione a fare le cose. Si è molto dibattuto, o meglio, abbiamo molto dibattuto in questi giorni, difesa 3 o difesa 4. L'hai venuto qualche dubbio o no? No, non ci sono i motivi per portarmi a pensare in maniera diversa, perché la squadra si esprime nel palleggio in maniera fluida, si difende bene con equilibrio e quindi non ci sono, perlomeno in questo momento, i presupposti per poter cambiare alcune dinamiche. Aggiungerei che mi sembra che gli uomini che sono messi in campo esaltino le qualità individuali e quindi non ho motivo poter pensare qualcosa di diverso. Mister, lei adesso ha detto che, rivedendo la partita, è stata una prestazione eccellente, però il sentore dei tifosi è opposto, cioè, mi scusi se ritorno su quel tasto, può convincerli? Cioè, perché è stata eccellente la prestazione? Beh, perché abbiamo creato tantissimo, abbiamo concesso poco, cioè a parte quei due episodi, cosa abbiamo concesso? Che poi quei due episodi non è stato concesso, è stata aperta la porta a voler prendere gol. Quando lei si è presentato molto arrabbiato in conferenza stampa post partita, un'arrabbiatura che ci ha riportato anche adesso, non cambia il modulo, ma a livello di uomini si è arrivati a un punto, visto che lei ha una rosa anche molto ampia, di gioca chi si fa vedere meglio dal punto di vista dell'attenzione in settimana? Quindi sempre. Sempre, in questo senso cerco nel massimo rispetto di poter mettere la squadra più pronta in questo momento, ragiono in questo senso, con la massima meritocrazia e coerenza nel scegliere i calciatori. Ci sarà una chance per Gastoni nel primo minuto? È un'ipotesi. Non è ancora a posto, deve lavorare molto per pareggiare gli altri, è un ragazzo che lavora tanto per poter migliorare la sua condizione. Detto questo, è entrato, mi sembra, abbastanza bene, può fare di più, ha delle giocate
però qua mi ripeto che sono fuori categoria, quindi le deve mettere al servizio della squadra. Detto questo, il motore deve girare per poter avere più minuti nelle gambe. Mister, buongiorno. Se guardiamo la classifica nelle prime 8, il Monza è quella che ha subito più gol, 24 reti. Io volevo chiedere se questo può risultare un fattore per il raggiungimento dell'obiettivo e dove si può migliorare, anche se è un discorso di concentrazione per quei problemi difensivi che abbiamo accennato anche noi. Beh, dove possiamo migliorare? Io aggiungerei che possiamo fare molti più gol di quelli che abbiamo fatto, per quello che abbiamo creato e per quello che stiamo creando. Non mi riferisco soltanto alla partita di Cremona, ma anche nelle precedenti. Buongiorno mister. Buongiorno. Parlando della partita di domani, la Spal gioca molto nella centralità del campo. Le chiedo se quindi, al di là del modulo degli uomini, la chiave tattica della partita sarà sull'ampiezza, e poi la squadra difende molto bassa la spalla, quindi se si può andare magari a migliorare l'unico neo, a parer mio, di una buonissima prestazione come quella di Cremona, ovvero nel tirare, magari anche trovare qualche tiro in più da fuori, cercare di chiudere l'azione anche con tiro. Ecco, questo è un aspetto che potevo aggiungere alla risposta che di poco fa del suo collega. Tirare di più, perché noi arriviamo con tanti uomini nei 25 metri o addirittura nei 16 metri, quindi bisogna essere non soltanto più bravi, ma per quanto riguarda i gol, ma anche nelle finalizzazioni. Abbiamo anche oltretutto giocatori che balisticamente hanno qualità in questo senso, quindi bisogna assolutamente sì osare di più. Per quanto riguarda la partita, la spalla ha con il trequartista e il centrocampista centrale più uomini in mezzo al campo, diciamo per questi due modi di fare calcio, sì, andare su in ampiezza potrebbe essere una soluzione, ma noi abbiamo anche caratteristiche e qualità per andare tra le linee e in verticale. Mister, buongiorno, domani potremo rivedere Machine, e poi le chiedo anche di Mancuso come l'ha visto in settimana e se domani partirà titolare o meno. Mancuso migliora, è disponibile, vediamo se partirà titolare, la stessa cosa è per Machine. Non mi era piaciuto come era tornato dalla nazionale, o perlomeno per il suo entusiasmo, per il suo carattere, benissimo. Fisicamente l'ho visto un po' indietro, però si sta allenando benissimo. È uno di quelli presi in considerazione per poter giocare. Andiamo avanti così. Adesso, oltretutto, con domani si apre un ciclo tremendo, e quindi chi sta fuori oggi o chi sta fuori domani potrebbe essere sicuramente preso in considerazione dall'inizio della prossima partita. Un'ultima domanda. Al di là delle due macroscopiche disattenzioni che hanno portato il gol della Cremonese, il Monza ogni tanto ha qualche blackout. Come motivano i ragazzi, i tuoi giocatori, questi blackout, sempre che abbiano una motivazione? Ma ne parliamo spesso, perché poi guardiamo anche i filmati e non si spiega, perché poi oltretutto la partita, e prendo ad esempio la partita con la Cremonese, è stata una partita di attenzione, perché comunque hai fatto una partita di carattere, e già facendo una partita di carattere si presuppone che l'attenzione sia assolutamente maniacale. Io ho la fotografia della rimessa laterale, poco prima, un secondo prima, noi siamo in marcatura, non concediamo niente, la palla riva in fallo laterale, quindi quell'attenzione lì c'era. È quel secondo dove si spegne qualcosa, quando si chiude la vena, che non è normale. Oltretutto non è una situazione di un giocatore, ma chi potrebbe ovviare o migliorare o proteggere un compagno su una situazione di disattenzione potrebbe fare sicuramente meglio. Mister, la sconfitta di Cremona è stata un po' vista come un passo indietro nelle ambizioni del Monza. Perché bisogna crederci? Perché invece non è così? Da parte di chi? Il
sentito generale, nel senso che era uno scontro diretto? Guarda, io mi dispiace, non vorrei vendere fumo, però ritorno sulla prestazione e sulla forza di questa squadra che ha avuto anche con la Cremonese. Mancano ancora tante partite, abbiamo tutto in mano, c'è la possibilità a distanza di una vittoria o due vittorie di aprire qualcosa di nettamente diverso rispetto adesso. Dico questo, ma diciamo che il nostro campionato è sempre stato fuori dai playoff, tranne nelle ultime partite precedenti Natale, prima della sosta. Ci siamo entrati diciamo da protagonisti, peccato esserci fermati, ma il nostro campionato non cambia, non sarebbe cambiato anche se in questo momento fossimo stati quarti a 3 punti dalla prima, perché ci sono troppe partite da poter prendere in considerazione dove non devi mollare, perché la prima cosa da fare è non mollare, qualsiasi sia la posizione che occuperemo, ma non dobbiamo mollare. Fossimo ottavi o secondi o primi, non possiamo mollare, ci sono troppe partite, la Serie B è devastante in questo senso, no? per quello che riguarda le altre stagioni, questa stagione è incredibile, queste prossime 10 partite sono a distanza ravvicinata di 3 giorni una dall'altra, quindi tutte le squadre che a gennaio sono rinforzate, nel giro di 4-5 punti ci sono lì 8-9 squadre, quindi oggi può essere cambiato qualcosa, ma domani può essere ripreso o abbandonato anche una posizione, quindi è talmente difficile questa stagione che non dobbiamo mollare, consentitemi questo, non dobbiamo mollare la presa, dobbiamo avere come obiettivo, perché tanto l'obiettivo è quello, perché noi dobbiamo andare in Serie A. Allora, per far sì di non demoralizzarsi di fronte a una sconfitta, e poi dipende sempre come, perché se avessimo demeritato, se avessimo avuto dei problemi magari più oggettivi da poter considerare, saremmo qua o sarei io il primo a fasciarmi la testa, ma è una squadra che sta bene, ha dimostrato di star bene, deve sicuramente migliorare perché certi aspetti non li puoi non prendere in considerazione, e bisogna andare avanti col coltello tra i denti, con la testa bassa, perché noi a maggio dobbiamo essere in una certa posizione. Questo non significa che qualsiasi cosa succeda noi dobbiamo mollare. Mi sta l'ultima battuta, ha avuto modo di sentire Gagliani e Berlusconi dopo la sconfitta di Cremona? Beh sì, fanno parte del mio quotidiano, quindi... Mi hanno detto qualcosa di particolare? Guarda, quest'ultima risposta penso che possa essere il senso a quelle che sono le discussioni all'interno della società. Grazie. Grazie.